Ancelotti, se può accompagnarci idealmente un po' nello spogliatoio, no? Per capire come sono gli umori, come sta gestendo, ha gestito i giorni post Anfield. Diciamo che la reazione è stata molto positiva, la squadra, a parte il fatto che fisicamente hanno recuperato molto in fretta, anche diciamo a livello emozionale c'è stata la delusione, ma c'è anche accompagnata dalla consapevolezza che diciamo, nonostante la sconfitta niente è cambiato per quello che riguarda le nostre ambizioni e i nostri progetti futuri. Devo dire che anche a livello societario c'è stata una gestione ottima della situazione. Raramente capita che in un momento così una società mantenga questo tipo di equilibrio e per questo insomma, abbiamo accantonato la delusione e guardiamo con ottimismo diciamo al prosieguo della stagione. Ecco, diceva equilibrio, che è un equilibrio un po' che caratterizza tutto l'ambiente. Facendo così un check in generale delle grandi squadre, eccetto la Juventus che vive una dimensione sua, tutti i suoi colleghi hanno vissuto, vivono momenti un po' particolari, legati molto ai risultati. Lei, appunto, meritatamente, chiaramente, vive una situazione diversa. Nei suoi confronti c'è una fiducia totale, no? Lei ha riconosciuto una centralità assoluta. Ecco, quanto la motiva questo atteggiamento ambientale nei suoi confronti? Quanto la stimola? Quanto la gratifica? Io sono giudicato dai risultati come tutti e credo che il Napoli fino adesso ha fatto degli ottimi risultati. Insomma. È vero che c'è questa, diciamo, questa defezione della mancata qualificazione alla Champions League, ma obiettivamente le difficoltà erano tante, lo sappiamo prima, e obiettivamente la squadra ha dimostrato di essere competitiva con le più grandi squadre d'Europa. E questa, diciamo, è una grossa consapevolezza da parte nostra e credo da parte di tutti. No, non facciamo più la Champions League, ma in Europa ci siamo ugualmente, probabilmente giochiamo una competizione che è meno importante della Champions League, ma è anche una competizione che diciamo, gli ultimi due vincitori ha visto due squadre top come Manchester United e Atletico di Madrid. Quindi, saremo protagonisti e vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni, lo abbiamo detto all'inizio. A me personalmente questo girone di ferro mi ha dato la consapevolezza che lo saremo fino alla fine, in tutte e tre. E quindi anche in campionato. Si riparte da Cagliari, da qui alla prima di Europa League, dovrebbe essere il 14 febbraio, se ho fatto bene i conti, ci sono 8 partite di campionato. È una missione possibile accorciare sulla Juventus? Beh, credo che tutte le giornate ci danno questa opportunità, danno l'opportunità alla Juventus di allungare e a noi di accorciare, perciò la dobbiamo considerare tutte le giornate un'opportunità. Il nostro obiettivo è quello di accorciare e di tenere duro. Sappiamo che la Juventus ha perso fino adesso pochissimi punti, ma nel momento in cui dovesse perderli, e non so se lo farà, noi dobbiamo essere pronti. Mediaset. Buongiorno mister, lei ha detto che l'Europa le ha dato una consapevolezza di quello che è il Napoli. A questo punto indossate i panni di favoriti per quanto riguarda l'Europa League? Favoriti o no, non lo so, come ho detto, e non è che importa molto. Di sicuro siamo competitivi. Siamo competitivi con le squadre più forti che sono dentro la competizione. Poi dopo starà a noi determinare il nostro cammino. Di certo come ho detto, la consideriamo una competizione molto molto importante, come sono importanti le altre due, perché adesso è vero che
L'Europa League inizierà a febbraio, ma abbiamo anche l'inizio della Coppa Italia a gennaio e vogliamo essere pronti, perché anche la Coppa Italia è un obiettivo della società e di conseguenza anche nostro. Martedì sera è arrivato il primo verdetto. In negativo si sente sorpreso per l'eliminazione della Champions o per gli 8 punti a questo punto del campionato di distacco dalla Juventus? No, sorpreso, non sono sorpreso, sapevamo che era un girone difficile e siamo arrivati a un passo, siamo arrivati a giocarcela all'ultimo minuto. Ma insomma non è andata bene, non dobbiamo guardare troppo indietro. L'autocritica è stata fatta e, come ho detto, obiettivamente potevo chiedere di più ai miei giocatori, a nessuno dei miei giocatori. Tutti hanno fatto tutto quello e forse anche di più di quello che era nelle loro possibilità. Repubblica. Sì. Sul distacco, ho detto non guardiamo al distacco adesso perché è ancora presto. E credo che stiamo trovando continuità nel campionato e dobbiamo insistere. Sì, eccomi. Ciao, buongiorno. No, volevo chiederti, la squadra ha recuperato molto in fretta da Anfield, volevo chiederti se c'è qualcuno che non è disponibile dopo la partita di Anfield e se Meret come sta, se può giocare domani a Cagliari. L'unico indisponibile è Mario Rui, che ha avuto un problema muscolare di poco conto, una semplice contrattura, ma non si è allenato né ieri né oggi, quindi sta a casa, e per il resto tutti gli altri sono disponibili in buone condizioni. E anche Meret, diciamo, si è allenato regolarmente e domani può giocare. È una scelta tecnica. Il Mattino. Buongiorno Carlo. Parlando invece dell'attacco, ecco, sono tutti a disposizione, quindi anche Mertens che ha recuperato dal colpo preso. E, ecco, in questo momento Milik, al di là del fatto che non è riuscito a concretizzare che può succedere, insomma, la palla gol nel finale, sembra in ripresa anche da un punto di vista mentale. Ecco, intendi, sei orientato a riconfermarlo per la partita? Sono orientato a dargli, diciamo, l'opportunità, perché sta bene, sì, sta bene, al di là dei gol che ha fatto col Frosinone, ma la sua condizione, diciamo, psicofisica è migliorata molto e potrebbe essere che domani inizia dall'inizio. Radio Kiss Kiss. Sì, buongiorno. Spento video. Ah, ok. Buongiorno mister, ciao. Giovedì sera la squadra si è riunita tutta insieme a cena e hanno di fatto stretto un patto di sangue. Quanto ti gratifica come allenatore e come uomo sapere di avere un gruppo così da guidare? Ma non so se ha stretto un patto di sangue o qualche altro patto, è un gruppo molto unito, come ho detto, è molto serio, molto professionale. A me la vita privata dei calciatori sinceramente non mi interessa, mi interessa che quando sono qua siano seri e professionali. E devo dire che da questo punto di vista non ho nessun rimprovero da fare, perché tutte le volte si sono dimostrati molto seri e molto professionali. Tra l'altro uno dei migliori allenamenti fatti in questa stagione è stato proprio quello dopo la cena, e quindi, insomma, da questo punto di vista, diciamo, sono seri anche quando vanno a cena. Insomma. E l'altra sull'Europa League, qualcuno dice che potrebbe essere una sorta di sfida Italia-Inghilterra. Ma ti darebbe gusto una finale con il Chelsea di Sarri? A me mi darebbe molto gusto una finale. Poi dopo che sia contro il Chelsea di Sarri, diciamo, aumenterebbe ancora di più, diciamo, l'empatia dentro questa finale. Credo che sarebbe contento anche Sarri di giocare una finale col Napoli. Allora facciamo in modo che ci sia una finale Napoli-Chelsea, che sarebbe bellissimo, credo, anche per me, il fatto che poter giocare contro il Chelsea, che è stata una delle mie squadre. Credo che sarebbe bellissimo giocare una finale, sarà dura, lo sappiamo, ma come ho detto, metteremo tutte le nostre energie per cercare di arrivarci. Carlo, nel caso va bene anche con l'Arsenal, lei comunque non è determinato. Sì. E l'ultima invece sul Cagliari, imbattuta in casa, ritiene che domani sarà una partita sporca?